Ciao, io sono Francesca e sono a casa, ovviamente a causa del coronavirus, come la stragrande maggioranza, mi auguro, di tutti noi. Sono giorni un po' particolari in cui le emozioni un po' si rincorrono. Si è passati da uno shock iniziale per il cambiamento repentino delle nostre abitudini alla paura per la salute nostra, dei nostri cari, all'angoscia dovuta al fatto che effettivamente non sappiamo cosa accadrà da un momento all'altro e spesso si è anche lontani dai propri cari. Personalmente le mie origini sono siciliane, la mia famiglia è in Sicilia, io in questo momento mi trovo a Milano. Non è proprio il top come situazione, però so che sarebbe stato peggio raggiungere la mia famiglia in questo momento e sono molto più serena così. Sì, è vero, sono giorni tristi, ma ci sono persone che, al contrario nostro, visto che stiamo a casa, possiamo stare sotto un tetto, se siamo qui a raccontarlo, perché comunque stiamo attualmente ancora bene, abbiamo la possibilità di tutelarci. Ci sono persone che in questo momento stanno lottando in prima linea, quali sono medici, infermieri, che sono stanchi, sono stremati, e le istituzioni stesse alle quali è toccato il compito di prendere delle decisioni anche non facili, soggetti poi a critiche più o meno facili da fare. E quindi sostanzialmente, anche se la situazione è triste, io mi reputo molto molto fortunata, e questa consapevolezza comunque mi aiuta in questi giorni a vivere la quotidianità cambiata in maniera un po' più tranquilla. Riflettevo che questi giorni coincidono con la Quaresima, con i 40 giorni di Gesù nel deserto, e questo paradigma, insomma, un po' da cristiana, diciamo che aiuta il trascorrere queste giornate. Sono giorni in cui siamo assolti dai doveri che generalmente siamo chiamati a compiere, siamo spogli dal ruolo che la società a volte ci impone, e quindi è questo, secondo me, il tempo che possiamo cogliere per un'opera un po' di discernimento. Personalmente sto riorientando la mia bussola su quelle che sono le mie scelte, l'atteggiamento da assumere. Mi dovevo laureare in questi giorni, è tutto un po' bloccato e non so quando mi laureerò, so solo che sarà in videoconferenza, non ce l'aspettavamo, nessuno lo immaginava, sarà diverso, ma non per questo sarà meno importante, anzi forse assumerà un significato molto più particolare. E si cerca un po' di mantenersi attivi, di approfondire quelli che sono anche i propri interessi personali, che possono poi trovare un proprio risvolto sul piano professionale o anche su altri piani, e c'è anche un po' più tempo da dedicare alla spiritualità personalmente, che magari correndo tutti i giorni un po' ci si dedica meno tempo, ecco. Vi auguro e mi auguro di attraversare questo momento con fiducia, con fede. Può essere un tempo di grandi opportunità.